oggi vi propongo un'attività STEAM, un esperimento semplice ma interessante: utilizzare il succo del cavolo rosso per scoprire se una sostanza è acida o basica. Osserveremo quindi vere e proprie reazioni chimiche visibili ad occhio nudo, senza pericoli, fiamme, gas, esplosioni, tutto sotto controllo. Ed utilizzando materiale facilmente reperibile: bottiglie di plastica, bicchieri, cavolo, limone, aceto, bicarbonato. Insomma, se gli esperimenti scientifici vi piacciono o piacciono ai vostri alunni, questo è decisamente un buon modo per iniziare. I bambini scopriranno l'importanza di preparare con cura i materiali, verificare, trascrivere o, perché no, disegnare i risultati e cercare sul web le informazioni non ancora a nostra disposizione. Si tratta infatti di un esperimento in cui anticipiamo concetti che studieranno molto più tardi. Alla scuola primaria infatti non si studiano gli acidi e le basi, ma quando parliamo di digestione spieghiamo ai bambini che i succhi gastrici scompongono il cibo e lo trasformano. Questo esperimento mostrerà ai nostri alunni che alcune sostanze reagiscono fra loro in modo inaspettato. Bene, cominciamo! Materiale occorrente: un cavolo rosso, acqua, una pentola ed un coltello da cucina. Tagliate il cavolo e copritelo con acqua. Fate bollire per circa mezz'ora. La vostra scuola dispone di un laboratorio cucina? Perfetto! I vostri alunni potranno seguire tutto il processo. Non siete tanto fortunati? Pazienza! Portatevi il lavoro a casa. Non lo fate mai, giusto? Quindi filtrate il succo ottenuto e quando non è più caldo mettetelo in una bottiglia. Aggiungete acqua se non è abbastanza trasparente, altrimenti il cambio di colore sarà poco visibile, troppo scuro. Seconda fase. Ora preparate 8 bicchieri e vari cucchiaini. Poi disponete sul tavolo limone, aceto bianco, candeggina, quella naturalmente la maneggerete solo voi. Bicarbonato, sapone liquido, detersivo per lavatrice, acqua, zucchero. E proviamo a vedere cosa succede mescolando le sostanze. Ecco, alcuni bicchieri cambiano decisamente colore. Verde, azzurro, fucsia, giallo. Altri no. Zucchero, acqua e sapone neutro non sono né acidi né basici. Fate un rapido web quest, ricerca sul web. La candeggina è basica, come pure il bicarbonato e la maggior parte dei detersivi. Aceto e limone sono acidi. È il momento di trascrivere i risultati. Possiamo fare una descrizione, ma perché non provare a riprodurre i colori in un disegno, magari con gli acquerelli? Potremmo così comprendere come per la maggior parte degli artisti famosi la ricerca del giusto pigmento, del colore più vivo, più realistico, diventava quasi un'ossessione. Ancora vi propongo un approfondimento sul web fra arte e tecnologia. Bene, per ora mi fermo qua, ma se vi interessa la possibilità di proporre l'esperimento in inglese, in modalità CLIL, allora aspettate la prossima settimana.
per il video in lingua inglese. A presto!